Salve a tutti carissimi spettatori e benvenuti a questa nuova challenge. La prima per la serie Sfide Impossibili. Un ringraziamento immenso va a Alessandro, un utente che ha deciso di sostenere questo canale attraverso una significativa donazione e che ha reso dunque possibile la realizzazione di questa nuova challenge che dedico a lui, ma ovviamente anche a tutti voi. Ad Alessandro un grazie davvero di cuore, perché è anche grazie a persone magnifiche come lui che posso sbarcare il lunario e proseguire in questa attività. È vero che la sua donazione e la sua richiesta sono giunti più di un paio di settimane fa, ma come ho già accennato alla fine dell'ultima puntata della Totodile Solo Challenge in Pokémon Oro, in queste due settimane mi so beccato l'influenza, con annesse complicazioni alla gola, parlare mi era impossibile e alle prese con la pestilenza ottocentesca che si è scagliata furente su di me non credo sarebbe stato manco possibile mettere insieme una frase di senso compiuto. La fortuna è stata che le puntate della Totodile Solo Challenge le avevo quantomeno già registrate ed è un miracolo che io sia riuscito ad editarle e a portarvele nelle condizioni in cui versavo. Ma detto questo, ormai è finito il tempo di pasticche di antibiotici grandi quanto degli Wailord. No, ho capito perché poi gli antibiotici li fanno sempre delle dimensioni di un dirigibile. Roba che manna giù quel Led Zeppelin con tutto il mar de gola in impresa estrema dove rischi la vita tutte le volte. Ma è ora tempo di adempiere alla richiesta di questo gentile affezionato al canale, affrontando l'impossibile. Caterpie contro tutti i challenge, come richiesto da Alessandro, in Pokémon Blu. La schermata di gioco ero indeciso se dedicarla a Pokémon Blu replicandone gli effetti di quando il gioco viene inserito in un Game Boy Color o Advance, oppure se ideare una palette dedicata al nostro bellissimo e meraviglioso Caterpie, che dovete sapere che a me Caterpie sta molto simpatico, e lo trovo il bruco più adorabile di tutto il franchise Pokémon. Alla fine ho optato per fare come faccio sempre, quindi dedicare la palette di colori a lui, a Caterpie, riprendendone il verde generale del suo corpo, il giallo che è il suo colore secondario ed il rosso del suo corno. Questo strambo Squirtle, che pare quasi avere un occhio nella coda, ma a parte la coda dal presunto occhio sentenzioso, è tra gli sprite più carini e tenerelli della prima gen, ci accompagna in Pokémon Blu, che comunque come sempre ha la canonica introduzione del Professor Oak e la sezione in cui decidiamo il nostro nome e quello del rivale raccomandato, anche un po' fastidiosetto. Come al solito, giù a buttacce de capoccia sul percorso 1 e Oak ci riprende per la giacchetta dicendoci: ma che cazzo fai, ma nell'erbarta ci stanno i Pokémon selvatici, ma ando vai, che sei scemo? Poi PJ e i Rattatar 2 te sbranano, via qua dai, da retta a me, piede sto Caterpie, lui sì che ti proteggerà nel tragitto da qua a Viridian City, e da bravo, visto che io ti do questo incredibile Pokémon leggendario, va a mappiar pacco Oak, vai che poi ti regalo anche un'altra bella cosetta. Allora noi ci prendiamo il grande ed irreprensibile Caterpie. E il rivale giustamente che fa? C'è sfida, perché lui si è preso Charmander. Eh sì, con Randomizer ho messo Caterpie al posto di Bulbasaur, di modo che dobbiamo vedercela con Charmander. Tanto per aggiungere un po' di difficoltà alla già per niente implausibile e suicida sfida che ci attende. E carissimi spettatori che ci seguite da casa, qua sia io che Caterpie se siamo guardati e a un certo punto se siamo detti. Trovandoci in questa singolare situazione insieme, ma ci conviene tentare di vincerla per forza sta battaglia? Nah, ma che cazzo ce ne frega, tanto è quasi impossibile riuscire a trionfarla, e se mai ci riuscissimo è una fortuna che è incatalogabile. Pensandoci bene, fin troppo ci è andata de culo così, se non fosse stato per quei ruggiti l'avevamo forse battuto, ma se invece de ruggito ci faceva l'unico altro attacco che poteva farci, ossia Graffio, ci sdrumava lui nel giro dei tre turni. Purtroppo Caterpie contro Charmander non ha assolutamente possibilità, seppure stanno uguali di livello. Non è fortunatamente obbligatorio vincerla sta sfida iniziale, meno male, perché sennò dovevamo già mannare tutta puttane, ma non vi preoccupate, io e Caterpie tramiamo già vendetta. Confabuliamo già la nostra rivincita. È solo questione di tempo. Dedichiamoci dunque al recupero del pacco Oak, ma prima me stavo a dimenticare che dovevo definire le regoline regolose di questa sfida suicida. È comunque una solo challenge, quindi la regola principale è combattere solo ed esclusivamente con Caterpie. Non possiamo usare strumenti in battaglia e sarà possibile utilizzare soltanto le poche bollate a catturare i nostri fidati assistenti da usare fuori dalla lotta per le MN. E qua non ve lo posso promettere però, de non abusare dei glitch, perché questa è una sfida particolare.
particolare. Non lo so se ci sono glitch che ci potranno dare una mano nel corso del gioco, ma qualora proprio dovessimo trovarci davanti a una situazione in cui non possiamo farne a meno, valuterò qualsiasi possibilità per superare gli ostacoli. Però tengo a precisare che questa sfida è anche una scoperta di un altro volto dei giochi Pokémon di prima generazione, un volto che io stesso non ho mai esplorato più di tanto, perché un conto è fare una solo challenge in questi giochi con un Pokémon tipo Charmander, Bulbasaur, Squirtle, che però diciamo è presupposto in qualche modo anche iniziarci il gioco. Ma io non so dove ci porterà una Caterpie solo challenge nei giochi di prima gen. E infine questa non solo non è una run come tutte quante le altre solo challenge che facciamo sul canale, ma essendo in Pokémon Blu è una sfida a sé stante e Caterpie non verrà classificata assieme agli altri Pokémon della serie, diciamo, regolare. E questo sicuramente tutto può essere fuorché una prova a tempo, è poco ma sicuro, anche perché ce ne vorrà de tempo per passare gli ostacoli che ci si porranno davanti. È più che altro una grande prova di pazienza e mi domando se Alessandro non l'ha ricevuta in suggerimento da Ercole del mercoledì questa sfida. Ormai da Ercole del mercoledì potrei aspettarmi davvero di tutto, anche che sia entrato in contatto con qualche mio iscritto. E le difficoltà della sfida di certo non si sono fatte attendere, si palesano immediatamente di fronte a questo PG selvatico al 3 incontrato al percorso 1. Ricordiamo che Raffica, per fortuna ringraziando il cielo, non è volante in prima gen, ma è normale. Per un brutto colpo entrato a bucio de culo riuscimo a incassare questi preziosissimi primi punti esperienza, ma ce la siamo vista davvero brutta. Credo sia alquanto intuibile il fatto che con Caterpie dobbiamo, più che con gli altri Pokémon, livellare. È un Shedoka level up moment che durerà tutta la sfida ed è di dimensioni epiche. Dobbiamo essere pronti a tutto pur de level up qui. Questa sfida raggiungerà vette inesplorate de paraculaggine ma anche de impossibilità. Ma è qua che voglio anche cercare di far focalizzare gli spettatori da casa su un piccolo ma alquanto intrascurabile dettaglio. Caterpie, nel corso della sua vita, se non si evolve fino al suo stadio finale, non impara MT. Livellando anche fino al 100 non impara assolutamente. Assolutamente niente. Abbiamo già davanti il moveset definitivo di Caterpie, che consiste in azione e mille bave, che normalmente è utile quanto un tosa erba al cesso, ma che voi ci crediate o no, in questa peculiare sfida potrà essere usato in svariati modi, uno più paraculo dell'altro, e nessuno di questi riguarderà poi il suo reale scopo, che è quello di abbassare la velocità, che è la statistica più inutile da abbassare tra l'altro, che non ci serve ad un cazzo abbassare la velocità, spreca un turno, già ci abbiamo abbastanza il culo esposto a mille mille intemperie de cazzi, ci manca soltanto che sprechiamo un turno utile per attaccare per fare mille bave. Ed esponendovi le difficoltà di questa perfida challenge a cui sono stato invitato, siamo ritornati in me che non si dica al laboratorio del professor Oak. Mi sono accattato tutte le pozioni plausibili perché ho pensato già ad una mezza strategia che a breve vi esporrò così, tra una bestemmia interiore e l'altra. Il professor Oak ci dà il Porkedex, dove potremo prendere nota di tutte le imprecazioni creative che andremo a scoprire nel corso di questa folle avventura, e giù a ridar battaglia ai Pidgey. Con l'attacco che più mi sta sulle palle di tutti, l'attacco azione, con il quale saremmo però bloccati in questo girone dantesco per sempre. Dopo aver percorso 324 km per trovare sto Rattatar 2, mi rendo conto che sto pericolosamente basso DPS. Speriamo di riuscire a farlo fuori qua, perché questo può diventare un problema. Anche se lo famo fuori ancora non livelliamo. Che palle, Caterpie, me te ricordavo un pochetto più dinamico però. Direi che ora come ora dobbiamo iniziare già la prima seduta di livellaggio intensivo, la prima preparazione, perché in questa challenge pure le caccole diventano scuolabus, quelli americani, quelli lunghi e grossi. Siamo dei granelli di polvere dentro ad un durante la peggiore delle caccate a spruzzo in questa sfida. Tutto sarà incredibilmente difficile. Per la Gariblu 1B verrà il tempo. Meditiamo pur sempre vendetta dall'umiliazione subita al laboratorio, ma ne riparliamo se riuscimo a uscire vivi dal bosco di Viridian. Per ora la nostra priorità è questa. Intanto famose un po' d'esperienza qua, che almeno contro i Rattata e i Pidgey tra il 2 e il 3 non dovrebbero esserci troppi drammi, sicuro qualcuno ce n'è, ma è pur sempre un inizio, dai. E dopo tanta fatica giungiamo finalmente al livello 6. Un inesistente passo per l'umanità, alquanto trascurabile e irrilevante, ma un grande balzo per il piccolo dolce Caterpie, che ottiene il primo successo dopo un inizio che sicuramente non è annoverabile tra i migliori della storia. Almeno adesso al 6 dovremo essere in grado di non morire di
paura al solo entrare al bosco di Viridian. Quindi ci muniamo di svariati antidoti. Peccato non si possano già comprare le pozioncine, perché facevano comodo a quella strategia che ci avevo in mente. Buttamose pure Nasak, un po' d'antiparalisi che non si sa mai qua. Ci incamminiamo là dove la magica atmosfera dell'inizio avventura dei giochi di prima gen, a parer mio, più ci pervade. La Viridian Forest, che però nonostante è un luogo a cui sono molto legato, questa sfida lo trasformerà in un autentico purgatorio. Andiamo a inchiappettà quanti più strumenti possibili, e siccome il Bosco Smeraldo ha un encounter rate dello 0,01% ogni anno bisestile, perché non tutte le zone d'erba sono state correttamente programmate, in quelle comunque programmate bene la percentuale resta infinitesimale, tipo particella di sodio in acqualete. Alla fine me vedo dunque costretto a raggiungere la solita zona iniziale, che so che funziona sicuramente, e tentiamo di incontrare dei Metapod, che sono i Pokémon migliori su cui livellare. Azzarderei una piccola parentesi, gli unici su cui livellare, perché per il resto se non ci asfalta qualsiasi cosa cammina. E infatti, incappando in un Weedle che prendo stupidamente sotto gamba, mi rendo conto di drammatiche verità. Immaginavo Velenospina fosse un po' una rottura dei coglioni, ma mai avrei creduto che in prima gen fosse pure super efficace contro Caterpie. Oh porco Moltres, e mo so cazzi da cagacqua. Rimaniamo pure avvelenati, meno male che ho parecchi antidoti nella bisaccia. Finalmente un Metapod lo incontriamo, e facendo tutte le volte rafforzatore, questo diventa una rottura dei coglioni in lega di titanio. Tentate di tirarlo giù, e come pretende d'abbatte a capocciate il muro del pianto. Però è totalmente inoffensivo Metapod, sarà noioso, ma è anche l'unica speranza che abbiamo per livellare. Perché se Velenospina ci è super efficace, quei pigliamosche là che ci attendono dietro l'angolo ci abbattono nel giro di un paio di turni, tre al massimo. Senza contare poi la possibilità d'avvelenamento. Giusto il tempo di raggiungere il prolasso dello scrodo e arriviamo a meno 12 punti esperienza al raggiungimento dell'agoniato livello 7. Mi ritrovo davanti sto Weedle e penso, ma sì, ma che cazzo ci frega, dai, sono solo 12 punti esperienza, te pare che ce li dà Weedle? Ma mai fu fatta imprudenza così rischiosa, per poco Weedle R3 non ci mannava a guardare i cipressi dalle radici. Sopravvissuti all'inverosimile, ci curiamo trascinandoci la Wallera fino al centro medico dei Viridian e torniamo alla assalto più forti di prima, a sto bosco che si è trasformato nell'assalto a Saigon. È giunta l'ora di provare a affrontare il primo pigliamosche. Tutto ciò perché è giusto sondare comunque il terreno, seppure so già che tanto andrà di merda. Dobbiamo batterli per forza questi però, perché ci serve esperienza. E seppure non sono obbligatori i due pigliamosche che incontriamo all'inizio, lo è solo quello vicino all'uscita del bosco. So comunque moralmente d'obbligo, perché se questo che c'ha un Weedle al 6 ci crea tutti sti cazzo di problemi, quello al 9 del pigliamosche obbligatorio finale, come cazzo possiamo anche solo pensare di scalfirlo senza rimanerci secchi all'istante? Come voleva si dimostrare, persino il primo allenatore del gioco, persino il primo Weedle pericoloso che incontriamo, ci inchiappetta rovinosamente. Ci ho voluto provare perché volevo comunque vedere se, seguendo la via tradizionale, come magari il nostro dolce Caterpie poteva cavarsela in qualche modo. Ma siccome poverino lui è piccino già di suo e con stazione de merda poi non combina un cazzo, ci manca pure la forte debolezza a veleno, il nostro Caterpie vede negli Weedle qui presenti una delle sue nemesi più acerrime. Ormai questo è assodato, e ciò innesca in me terribili presagi per il futuro. Al che davanti a questo Metapod al 4 tento di attuare la strategia che avevo pensato, e che mo ve spiego. E se d'ora in poi proseguissimo di scontro, piantando in asso azione mille bave, dobbiamo scaricare contro questo Metapod, a noi completamente inoffensivo, tutti i nostri 40 mille bave. 40, mica uno, 40 turni a reggerci le palle. Più poi sterminare tutti gli altri sempre e solo Metapod che incontriamo con tutte le azioni che ci restano, per portarci quindi all'obiettivo finale, all'uso di scontro, che tecnicamente, stando ai vari Pokédex e Movedex online, fin dalla prima gen, fa danno 50, che è leggermente meglio di azione, che invece fa danno 35. Il problema è che dalla seconda gen in poi scontro sarà sempre catalogato come mossa normale, ma di fatto diverrà una mossa per così dire neutro, perché potrà essere usata anche contro Spettro, che è immune alle mosse di tipo normale, e avrà efficacia 1 per anche contro i Pokémon di tipo roccia, i quali con le mosse normali ci se pelano i galletti. Ma qua però non è così. In prima gen scontro è una mossa normale a tutti gli effetti, esattamente come azione. Quindi non avrà effetto su Spettro e sarà non molto efficace su roccia. Queste sono già premesse molto poco promettenti. Proviamo dunque a combattere contro il pigliamosche e il suo Weedle usando scontro. Fa brutto colpo, ma il contraccolpo è rovinoso. A ciò si aggiunge anche un Velenospina e la situazione si fa già bruna di colore.
colpevole. Se non fa brutto colpo, non cambia molto da azione il danno che infligge a Weedle scontro. E riusciamo comunque a tirarlo giù, ma rimaniamo appesi all'ultimo e stanco PS. Livelliamo all'8, i PS diventano 3, ma siamo comunque in uno stato pietoso. E sicuramente non possiamo affrontare Caterpie, veniamo atterrati comunque. Se non da lui, dal contraccolpo di scontro. Penso di provare scontro sui Metapod dal 5 che trovammo nel bosco, ma bene o male gli effetti non sono diversi da quelli di azione, con l'unica differenza che però ci ritorna nel culo. Subiamo un contraccolpo, che è pari alla metà dei danni inflitti. Dalla seconda gen verrà ridotto ad un quarto, ma qua è la metà addirittura. Ciò ci dà uno svantaggio matematico terribile, aggravato dal fatto che non si possono acquistare pozioni per tenere Caterpie in vita senza dover andare al centro medico, le cui cure ridanno ovviamente anche i PP, oltre che rimettere in piedi il Pokémon. Riportandoci di nuovo alla situazione in cui dobbiamo scaricare 40.000 bave contro il primo Metapod che ci capita a tiro. Davanti a questi fatti e allo scarso, anzi impercettibile, risultato, concludo che quantomeno per ora non vale la pena di approcciarsi all'avversario con scontro. Proseguiamo quindi ad allenarci vicino alla Gary Blue 1B, dove ci estirpa alla vita uno Spearow al 5, che a differenza dei Pidgey ci ha beccata che è un attacco volante anche qua. Le vicinanze della Gary 1B sono troppo pericolose con quegli Spearow cattivoni. Ci tocca inesorabilmente ripiegare al bosco di Viridian e tentiamo con un Rattata incontrato per la via di raggiungere invano il livello 9. Ci mancano solo 21 punti esperienza però. La meta non è lontana, il prossimo Rattata ci fa livellare. Le statistiche di Caterpie restano comunque imbarazzanti ed è ora giunto il momento di provare di nuovo a scontrarci contro il Pigliamosche 1 del bosco di Viridian. Rieccoci qua davanti a sto Weedle maledetto che comunque di azione subisce sempre gli stessi ed identici danni. Coi 1000 bave ci renderà più lenti, veleno spina ci stupra come sempre, ma ci fa però un pochino meno danni di prima. Purtroppo prima o poi ci avvelena. Rimane in piedi reggendosi all'ultimo PS il maledetto Weedle del cazzo e subiamo un'altra veleno spina prima di assicurarci di buttarlo giù. Arcader più avversario che fa 1000 bave ma fallisce, azione fa meno che a Weedle. Ed è solo questione di tempo, tra le azioni del Cater più avversario e il veleno che c'è in corpo il nostro, veniamo lentamente erosi al punto de perde, però perdiamo per solo una manciatina di PS di differenza. Non sembra del tutto impossibile, decido di beccarmi la sconfitta perché comunque so punti esperienza in più e tanto qua l'affetto è una dinamica che ancora non esiste. Stavolta evito Pigliamosche 1 per provare Core 2 e vedere se magari è leggermente più facile strappargli esperienza e usarlo per livella. Ma invece no, peggio che andare de notte perché pure lui inizia con Weedle e per giunta non è Arzai e Arzè. Mamma mia, già stiamo nella merda e manco siamo arrivati a Brock. E solo coazione voglio vedere che cazzo gli raccontiamo Argeo tu de Allonix de Brock. Ma vabbè, chissà anche solo se ci arriviamo, vista la situazione. Riusciamo ad arrivare al suo Kakuna per miracolo. Ma il vero problema è che andando sempre di rafforzatore ci rende impossibile atterrarlo prima che il veleno che abbiamo in corpo ci eroda. E in ogni caso ha pur sempre un altro Pokémon in fondina, il Pigliamosche 2 bastardo. Vado comunque fino in fondo allo scontro perché i punti esperienza del primo Weedle me li prendo e come se me li pio. Qua tocca accattasse tutto. Visto i risultati insoddisfacenti è giunto il momento di cercare qualche Metapod da tirar giù per livellà. Dopo 3 Metapod abbattuti e ormai giunti già al 10, trovo saggia l'idea di curarci. Finiamo le azioni e rimaniamo con 40.000 bave da scaricare nel bel mezzo della battaglia, ciò sarebbe spiacevole. Tutto ciò perché ho intenzione di collaudare il livello 10 di Caterpie contro Pigliamosche 1 e vedesse un piccolo passettino in avanti dentro a sto bosco di Viridian, finalmente lo riuscimo a fare. Ad azione risponde veleno spina che sempre 5 PS ce leva e come sempre ci avvelena. C'è solo da sperare che Weedle vada più spesso de 1000 bave piuttosto che de veleno spina e continuiamo di azione. Arriviamo a Caterpie, il veleno ci leva un PS a turno e il Caterpie dell'avversario ormai con la sua di azione ci fa giusto un paio di PST di danno. Noi un buon quarto di vita glielo leviamo. Potremmo forse, probabilmente, avere la vittoria a favore. Caterpie nemico fallisce anche un'azione, ciò ci porta in vantaggio di un turno nei suoi confronti. Un'altra nostra azione lo porta in fin di vita e al turno dopo, finalmente, riusciamo a farlo fuori. Finalmente riusciamo ad ottenere una piccola vittoria per il nostro povero Caterpie. Lo curo di antidoto perché de fallo crepà senza motivo non me va. Poi ora siamo sulle ali del turbo ormai e non ci serve più dannà de forza bruta. Andiamo dunque al centro medico un'altra volta, lo curiamo, ritorniamo indietro e Caterpie sta faticosamente spalando la merda che gli impedisce d'anna avanti e superare il capitolo bosco di Viridian di questo odissea fallimentare. Arriviamo da dietro a Pigliamosche 2 sperando che il fattore sorpresa ci riesca a far vincere l'incontro. Riusciamo ad azionare via da Weedle un quarto di vita. Lui ci va de 1000 bave, poi veleno spina che per
fortuna non fa effetto. Altra azione e secondo veleno spina, che anche questo meno male che non ci avvelena. Non si sa per quale divina provvidenza Weedle non ce va più de veleno spina, ma stavolta ce va de mille bave, che ormai è inutile, dato che siamo già più lenti di lui. Però ci dà modo di finirlo con questa azione. Fallisce? Ma come fallisce? Dai, eravamo a un millimetro! E che cazzo, per fortuna Weedle decide di riandare di mille bave. Questa azione meno male che entra, perché ormai stiamo a Kakuna, che c'ha soltanto da facce rafforzatore. I VP dell'avversario in prima gen sono infiniti, quindi non ricorrerà mai a scontro. E noi non siamo avvelenati. Quindi, lo vedete quel buco lì? In un modo o nell'altro, stanotte lo riempiamo. Corchiamo Kakuna d'azioni, seppure i suoi rafforzatori lo hanno reso inaffondabile, ma con un brutto colpo finale il nostro eroico coleottero riesce ad abbattere l'inaffondabile bozzolo. Passiamo all'11 e 16 azioni dovrebbero in teoria bastare per far fuori quest'ultimo Weedle al 7. E un po' sul rotto della cuffia, avvelenati e a rischio esplosione causa veleno spina, riusciamo comunque a tirar giù anche il Weedle finale di questa epica battaglia incredibile contro Piglia Mosche 2. E dopo l'ennesima visita al centro medico per Pokémon, siamo ora pronti per il temibile Pigliamosche 3. Però prima ci ciulliamo la pozioncina nascosta vicino a lui, E ora siamo pronti per affrontare il suo spaventoso Weedle al 9. Regia, un sottofondo adeguato al grado di epicità di questa sfida. Siamo di fronte all'incubo della Viridian Forest. Come potremmo mai approcciarlo? Dunque, vediamo un po'. Azione direi che anche stavolta è l'ideale. Subiamo un veleno spina terribile che ci toglie 10 PS ma non ci avvelena. Tra il fortissimo arsenale di mosse di Caterpie, sicuramente immenso, che lascia l'imbarazzo della scelta, decido comunque di proseguire di azione, perché dopo tutto la prima volta è andata bene, no? E subiamo mille bave da Weedle, l'altra veleno spina ora che ci surclassa in velocità, e altro brutto corpo che incassiamo rovinosamente. Andiamo sempre di azione, ma va, cazz'altro potemo fa? E subiamo un'altra veleno spina che ci porta a 5 PS. Siamo come al solito spinti agli estremi. Mamma, gli estremi, estremi rimedi. Andiamo di azione, come se potessimo fare altro. Ma veleno spina inesorabilmente ci accoppa. Riavvio qua, perché a perde contro Piglia Mosche 3 non ci guadagniamo assolutamente nulla. La volta scorsa siamo stati terribilmente sfortunati e abbiamo subito una quantità a dir poco sfiga cronica di brutti colpi. Stavolta non sarà però così. Veleno spina non fa brutto colpo e non ci avvelena. Azione sia mai che facesse un brutto colpo, sia mai, per carità, che Caterpie in brutto colpo io omette. Subiamo mille bave e veleno spina, alla quale ancora una volta usciamo indenni. Altro mille bave, intanto azione ci fallisce pure. Altra veleno spina e prima o poi a dai e l'avvelenamento ci atterra inesorabile in testa. Piglia Mosche 3 ha deciso che me lo vuole far mangiare, joystick. Ma finalmente un brutto colpo di azione, de che altro se no, ci porta Weedle in zona critica. Il veleno ci erode, ma per fortuna Piglia Mosche 3 ha nato de mille bave, regalandoci la vittoria che, vista la sfiga generale della challenge, non era detto non andasse a puttane pure stavolta fallendo azione. Siamo riusciti a battere anche il final Piglia Mosche del bosco di Viridian. Ci curacchiamo, perché nella via del ritorno verso il centro medico penso tanto vale farci qualche punticino esperienza, magari ci arriviamo al 12, perché è giunta l'ora, dopo tutto sto purgatorio dei Viridian Forest, di prenderci la rivincita su Gary Blue. Gary Blue, né io né Caterpie ti abbiamo dimenticato. Ovviamente al 12 non ci arrivo. Proviamo dunque a batterlo all'11. PG d'azione si mette a dir poco a ride. Raffica però ce fa su per giù uguale. Il fatto è che continuiamo a menacce come un film di Bud Spencer e Terence Hill, fintanto però che PG non decide di farci l'inganno della panatura Rovagnati. Con Turbo Sabbia ce farà entrare in certi loop fallimentari disastrosi, come l'ho vista già me lo so sentito. E non tanto contro PG, che mena de qua e picchia de là, e il nostro Caterpie ormai lo tira giù. Ma i fallimenti iniziano a partì quando arriviamo a Charmander, che ci dice pure culo, perché all'8 Charmander Braceri ancora non lo impara in Gen 1, lo impara al 9. Ma c'è sta un cazzo da fare. Riusciamo a far entrare giusto un'azione timida timida, nonostante ci fa ruggito e quindi ci allunga di un turno l'agonia, venimo comunque buggerati da Charmander. Atterrato Pidgey, rifalliamo un'altra volta a Charmander, ma stavolta vedo che succede se me becco la sconfitta, perché 105 punti esperienza Pidgey ce l'ha comunque lasciati. Vediamo se la Gary Blue 1B è riaffrontabile dopo essere stati sconfitti. E sì, una parte di me credeva che sconfitti e anche qua non potevamo più risfidarlo, ma invece no, possiamo scontrarci contro il raccomandato
finché non lo distruggiamo. E sfruttare Pidgey per prenderci tutte le volte comunque 105 punti esperienza a botta direi che non è niente male. Siamo scaltri come farine io e Caterpie. Anche se poi a sto giro ci dice Buca e manco Pidgey famo fuori, è pressoché evidente che all'11 siamo ancora terribilmente sottostimabili da Gary Blue 1B. Bisogna dunque livellare, ma quanto ci mancherà al 12? Non me va di tornare fino alla Viridian Forest, dunque penso di spingermi qua nella pozzanghera d'erba vicino all'angolo della resa dei conti e al 12. E se incontreremo Spearow fuggiamo, pazienza, ma incontriamo un Nidoran al 2 che ci dà un quantitativo d'esperienza imbarazzante. Quindi niente, ci tocca andare Bosco ormai. Un Pikachu e 3 Metapod dopo, quindi non è che ci volesse proprio poco. Arriviamo al 12 e ci ripresentiamo all'angolo della resa dei conti, stavolta si spera per vendicarci sul serio. Pidgey di azioni lo tiriamo giù, per fortuna decide di andarci maggiormente di raffica, senza turbosabbia, ma per sfortuna il maledetto ci porta ad 11 PS e comunque decide di impanarci all'ultimo turno. Arriviamo a Charmander che falliamo subito azione, Graffio ci fa suonare la campanellina della vita. Ruggito gli fallisce, azione rimonta, ma Gary Blue 1 si fissa, fortunatamente, di Ruggito. E noi lentamente, di azione in azione, riusciamo a portarci anche grazie ad un brutto colpo all'ultimo PS infame di Charmander. Altro Ruggito ci regalerà l'attacco, ma tanto c'ha un PS solo, l'ultima azione è sufficiente a finirlo se non fallisce. E per fortuna entra. Ci avrà fatto vince? Non ce ne frega un cazzo, la vendetta è un piatto che va comunque servito. Altra curetta de Caterpie, che sta più al centro medico lui che un ottantenne ipocondriaco, e incamminiamoci per l'ennesima volta verso il bosco di Viridian, intenti, però, a differenza delle altre volte, a superarlo, per giungere fieri e vittoriosi a Pewter City, a Caplumbeopoli. E qua sì che inizia davvero l'incubo, altro che il bosco dei Viridian. Con Caterpie che fa fatica a tirar giù un PG al 9 e solo e soltanto coazione. Ma me spiegate che cazzo gli raccontiamo a Geodude dell'Onix de Brock? Cosa gli racconteremo? Lo scopriremo la prossima settimana nella seconda puntata della sfida impossibile Caterpie contro tutti in Pokémon Blu. Ringrazio ancora Alessandro per il suo supporto al canale e rinnovo l'invito al gentile pubblico di effettuare una donazione al link PayPal in descrizione affinché il mio lavoro possa essere sempre quello di creare contenuti svincolati da ogni compromesso solo e soltanto per voi. Ricordate anche di mettere mi piace qualora abbiate gradito il video e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, per non perdervi le prossime puntate desta follia, desta impresa titanica, desta odissea della challenge Caterpie contro Pokémon Blu. E ciò avverrà sempre qui, sugli schermi di Tubo 93.